Vi voglio bene, ragazzi. Bocca al lupo per tutto. La gente come noi non molla mai. Un abbraccio a tutta la stella. Sto cadendo nel parcheggio. È passata via una macchina di fianco a me, è assurdo. Mi sa che servono dei sostegni in più. Scusate, ma che c'è? Che ma... Frate, ma è la macchina che ti compri da ragazzino. Nel video dove ritiro la colazione al bar Coraca Rucola avevo chiesto 20.000 like e 3.000 commenti per andare a ritirare sempre la colazione con una macchina telecomandata e un sistema FPV. Come potete vedere dalle cose che ci sono sul tavolo, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo la macchina telecomandata, ho comprato un visore da mettere in testa per guidarla e la telecamerina da mettere sopra. La sfida di... Ah, ok, ho capito, perché la telecomanda e basta, sì, e col visore in realtà ci guarda la telecamerina che gli mette in faccia. Perché, cioè, se io da ragazzino non ho scoperto dell'esistenza di una macchinetta che si guidava tramite visore, impazzisco. Che io ero il biggest fan delle macchinine radiotelecomandate. Pare sì, pare l'RCD XDPD de Black Ops 2. Dima, Evit, Gabbone, Jimsy, Go. Oggi quindi, raga, è andare a prendere appunto la colazione al bar sfruttando questi Speriamo non esploda. Ce la farò, non lo E mo so, non ma guidi partiamo invece. con il progetto. Cos'è sta musica d'Art Attack? Allora, che si inventa E sta niente, roba? siamo in un Semplice sogno da qua, fare, raga. dormire. Allora, Rimotta qua di c'è il Giuseppe che bar. vede due persone non E qua intute c'è e pensa Casa che si siano mia. Sembra un giustamente cimitero, decide di ma fare gli lasciamo auguri. perdere. L'obiettivo sarà guidare la macchina. Però Molteni, allora io capisco che lo devi spiegare, però cioè, ma ti sembra che non lo so, ho una parte mancante della faccia? Porco Dio, cioè nel senso lo so, ho capito, se tu mi dici devo andarla a ritirare. Telecomandata fino al bar, fargli mettere la colazione sopra dal barista e riportarla indietro sana e salva. Mannaggia, pensavo che invece doveva volare con la macchina, fa un triplo carpiato e mentre che stava in cielo, quello gli tirava la colazione, la macchina diventava un transformer, prendeva la colazione e camminava tornando a mo' di Gundam. Il tutto guidando con il sistema VR da casa mia. Grazie Dopotutto, al raga, c'è un cazzo. alto rischio di ritornare nella zona Se rossa. questo rischio In c'è. un modo o nell'altro, io dovrò fare colazione durante la mattina. Dato che le mie nozioni su questo tipo di elettronica sono molto molto Let him basse, ho cook! chiesto aiuto alla mia community e raga, mi avete risposto in tantissimi. In particolare un ragazzo che vi linko in descrizione mi ha aiutato tantissimo, mi ha dato l'elenco di tutto il materiale che dovevo comprare e piano piano mi seguirà nell'assemblamento di tutte queste cose qua che io non ci capisco un cazzo, raga, io di tutta sta roba. Dato che non c'era abbastanza tempo, ho dovuto comprare una batteria un po' più grossa del Scusate, raga, ma guarda il capello. batteria un po' più grossa Ah, frate, ma non c'è, non esiste. una batteria un po' più grossa Ma è andato a Istanbul? Frate, vedi il confine, vedi? Vedi l'Africa, vedi? Non ce l'ha il capello. È andato a Istanbul. Mozzi, c'ha la foresta amazzonica in testa. Si spiega il motivo del cappello? Sì, ho capito, ma mo' è diverso. Guarda che c'ha, pare me, pare, veramente. Vatti a vedere il post su Instagram, perché che ha messo? Avrà messo qualche roba di collaborazione di capelli, capace, eh? Fate il comeback, Cepo, Mandrino, Max, Francesco e Dima, bentornati e benvenuti. Del dovuto perché se no non arrivava in tempo. Chi mi segue su Instagram sa benissimo quante bestemmie sto tirando per colpa dei corrieri. Comunque, la prima cosa da fare è tagliare questi due cavi e collegarli insieme. Alle cosce, alle cazzi, cazzi e palle, palle grosse, Ok, raga, fili collegati, facciamo la prova. So, due fili ti hanno dovuto dare una mano, Prova per buffone. vedere se la lucina rossa si accende. Olè! Se tutto Questa musica di funziona, Toy quando io Story. accenderò questo, dovremmo leggere la scritta. Ciao raga, proviamo. Ok, monitor acceso. Perfetto, raga! Il ciao raga si vede chiaro e limpido. Rivolta.
Flashback. A questo punto, raga, Luigi, grazie, esatto, la struttura sopra la macchina telecomandata per permettere al barista di mettere dentro la colazione e per permettere a me di attaccare tutta la telecamera con tutta l'attrezzatura. Certo, poteva prendere in caretta a sto punto. Tra i due piava in caretto. Da avanti. Forse non esistevano. Ora che serve. Ho portato quindi un po' di cartone. Mettiamoci al lavoro come possiamo. Almeno fare. Non ho usato il legno. Affan. E se gli attacchiamo Johnson? No, dai, Johnson meglio di no. Che cazzo è Johnson? Perché ha dei pantaloni tagliati a mo' di... Ma che fa? L'albero di Art Attack? Ok, raga, l'idea sarebbe quella di fare una cosa del genere. Lo so, all'apparenza potrebbe sembrare una cazzata, ma abbiate fiducia in Michele Moltini. Ah, ma tanto non è un problema, anche perché qui è pre-patch, quindi figurate, sì. Qui letteralmente poteva usare anche i fogli di carta, gli se tenevano. Sì, guarda, lui tranquillo, con lo scotch fa tutto. Io se metto un quintale di scotch, non lo so, su un pezzo di carta, se spacca più di prima. 2020 senza cappello e fa impressione. Veditelo, faccina di Michele Molteni che sotterra una bambina nel mega... No, non esiste. Con tutto il tempo che ha sprecato per il video, andava 10 volte al bar. Con tutto il tempo che ha sprecato a scrivere sti beat del cazzo, ne giftavi 1000. Ciao Yagami, hai un nuovo collaboratore. Ok raga, la scatoletta ormai è qua. Cappuccino, brioche, mi immagino il barista che lo legge e fa: mannaggia il sacra sindone tempestata, zì, volevo proprio ficcare la brioche qua e il cappuccino te volevo fare letteralmente la cosa del gelato, te ce lo mette dentro. Quasi finita, manca soltanto una cosa molto molto importante. Nei commenti di YouTube e tramite messaggi su Instagram sempre mi continuate a dire che io non pago il barista quando vado giù a fare colazione. Oggi raga devo risolvere questo problema creando uno slot qui e pagando addirittura con il POS. Proprio in l'angolino qui, infatti raga, voglio costruire un portacarte di debito e il barista può prendere i suoi soldi. Cioè, guardate la comodità raga. Anche il porta batteria è stato costruito. Adesso devo mettere tutta questa roba qui sopra. Sei la macchina una volta in... Sei adesso inizia il bello raga, perché qua cazzo mi ridi. A gennaio faccio 32 anni. Quando è che cresci, Michele? Come cazzo cresci? Mi sa che servono dei sostegni in più. Ecco, dov'è il taglierino? Chi è che l'ha lanciato per terra? Se fa un altro rape me lo inculo. Ma che cazzo si ride? È la cosa più brutta che abbia mai visto. Sembra il porco dio di coso di Star Wars. Se lo colori di bianco, gli metti le striature grigie, sembra il mostro di Star Wars. Si opera e ovviamente gli si regge. Gli potresti mettere letteralmente, non lo so, qualsiasi cosa di 15 kg sopra e si reggerebbe per qualche motivo, perché l'ha fatto Michele Molteni. Piuz, Xanni, bello. Raga, non so chi di voi l'ha visto, ma Isola delle Rose, spostati proprio. Non ho pensato a Isola delle Rose. Non so come hai pensato a Isola delle Rose. Guarda, bellissimo, raga. Ah pure. Cioè, raga, sembrano un piccolo rover da mandare su Marte a cercare l'acqua. Elon Musk! Quando vuoi mandarlo su col Falcon 9 su Marte, avvisami, eh. No, perdonami, Elon Musk è al momento sta pensando a cambiare il logo di Twitter. Perdonalo.
Appena però potrà ascoltare la tua richiesta, ci penserà. Non a caso ho scelto questa inquadratura. Per il prossimo episodio della colazione ritirata al bar, ho deciso di mettere le ruote motorizzate, ragazzi, alla banca piana. Quindi mi raccomando. Allora è video pure dalla colazione. Visto che io non so nulla di ingranaggi, di motori, e visto che è un progetto che non so se riuscirò a farlo, vi chiedo 30.000 like e 4.000 commenti di persone diverse. Per raggiungere il più velocemente possibile questo risultato, vi chiedo soltanto di spammare a tutti. Non ci posso che lo sta per dire. I vostri contatti di WhatsApp, il link di questo video. Quindi mi raccomando, 30.000 like, 4.000 commenti, panca piana, motorizzata, e vado a prendere la colazione con quella. Adesso però... Ma perché? Perché dice questa cosa? Andiamo a prenderci la colazione con questa. Strano sto pre-video di un pacco bomba di un tizio random italiano. Non mi ricordavo così. Raga, per chi non l'avesse capito, questo video è sponsorizzato dai miei amici. Figurate, dai amici di Buddy Bank, frate. Sì, esattamente, ragazzi. Gli hanno appena fatto un bonifico da 6 miliardi di euro perché ha speso 1,20 euro. E se lo dici a un tuo amico, esatto, ti regalano un'isola. Di Buddy Bank. Anche se dubito fortemente, raga, per chi non lo... No, no, non skip, voglio vedere che dice oggi. Lo sapesse, Buddy Bank è il nuovo modello di banca Unicredit creata appositamente per smartphone. In realtà io ce l'ho da più di un anno. Non so se vi ricordate i video che avevo fatto l'anno scorso, appunto. C'ho 2-3 carte io in totale nel portafoglio. Sono come Pietro Michelangeli, ok? E una di quelle tre è proprio Buddy Bank. Comunque, raga, vi lascio tutti i link in descrizione. Ora andiamo a prendere questa cazzo di colazione. Ok, Simo, io sono pronto per partire. Ci sei, posso? Vai, vai. Perfetto. Nessuna offerta di Buddy Bank oggi. Mi dispiace, ragazzi, si sono resi conto che stanno in rosso di 7 miliardi. Quindi non c'hanno modo di... Arriva, prepara il cappuccino. Ok, raga, adesso vado su sul balcone. Almeno la visuale è un pochino più libera per quanto riguarda il sistema FPV. E andiamo a prendere sto cappuccino. E andiamo a prendere sto cappuccino. In realtà parlano normali, sì, i capelli dei de Eminem su Morteni. Apro il cancello e vado, raga. Sta andando, raga. Vado un po' veloce qui, raga, perché ho paura che arriva qualche macchina. Se lo piavano un piano avrebbe fatto molto più ride, by the way, eh. Madonna, ma è bellissima sta cosa! Sto andando, raga, sto salendo nel parcheggio. A prima curva di Strago Corse! Madonna mia, è passata via una macchina di fianco a me, assurdo! Assurdo, era solo a 6 metri di distanza! Davanti al bar! Da qui in poi le riprese si fermano, non riusciamo bene a capire che cosa succede, ma sembrerebbe che ci sia un latitante del bar Costa in Italia, non lo riusciamo ancora a ritrovare. Che è? Gli passavo 1.000 euro, gli passavo, io facevo pagare anche. Perfetto, dammi il via libera per girarmi che non vedo dalla telecamera, Simo. Vai, vai tranquillo, gira pure. Madonna, raga! Assurda sta cosa! Sto andando nel parcheggio! Perché non vedo cosa sto facendo, cazzo! Ok, raga, sto andando, c'è lì anche un signore. Madonna mia! Ah, frate, ma sta con piede nella fossa, sta tutta piegata a sinistra! Madonna, raga, forse ce l'abbiamo fatta, guardate! Non ci posso credere, raga! Ok, raga, riapriamo il cancello. Dio porco! Ci arriviamo fatta, raga! Andiamo...
La torre di Pisa, quella è Tammy Abraham quando prova un dribbling, peggio ancora. Giusto subito a vedere se c'è. Madonna, madonna. E becchi triplice alitata del Molteni. Eccolo, raga, mia carta di debito c'è ancora. Il cappuccio, vediamo. Perfetto, raga. La brioche. Anche la brioche, raga, perfetto. Ah, ho già cambiato. Cioè, raga, pure lo zucchero e il cucchiaino. Pazzesco, raga. Pazzesco, mi raccomando. 30.000 like.